Buongiorno, oggi ci troviamo in corrispondenza della strada forestale Col Remitta. Qui c'è una malga della quale non so correttamente dove vadano gli accenti, malga arpaca o arpaca? Ditemi voi che siete sicuramente più esperti. Oggi siamo in compagnia di ragazzi, giovani ragazzi, ogni tanto porto anche gioventù. Andiamo verso il Monte Coppolo, che è quello lì davanti a noi. Sarà una passeggiata molto semplice, adatta a tutti. Siamo a cavallo fra Lagorai e quello che è, diciamo, l'anticlinale Coppolo Pelf. Dopo ve lo spiego. Iniziamo lungo la strada forestale valarica di sopra, sentiero CAI alternato a strada forestale, facile percorrenza, come potete vedere. Siamo arrivati alla fine della strada forestale, ora inizia quello che dovrebbe essere il sentiero vero e proprio. Ovviamente non è molto difficile capire dove va, segue la dorsale, lì si vede anche un po' da panoramica come si muove, quindi direi che difficoltà di orientamento e percorribilità non ce ne sono. Siamo in vista della croce, che è lì, e l'ultimo pezzo fa apprezzare le braghe lunghe perché ci sono ortiche e erba alta, non meglio identificata. E sì, le braghe lunghe le apprezzo. La parte, se vogliamo, più tecnica di questa salita è proprio il tratto finale. Come potete vedere, abbiamo erba molto alta, alternata a qualche pietra, e quindi bisogna stare un attimo più attenti del facilissimo sentiero percorso poco fa, ma come potete vedere è una cosa molto molto breve e relativamente indolore, si spera. Siamo appena arrivati in cima al Monte Coppolo, da qui c'è una vista a 360 stupenda. Lì davanti abbiamo il Col Visentin. Passiamo di qui al Monte Grappa, dal Tomatico fino a Cima Grappa, il Monte Avena. Poi di là abbiamo Fonzaso, dove abbiamo lasciato la macchina prima. Qua sotto c'è l'Amon, il lago. Poi passiamo all'altopiano dei Sette Comuni, di là c'è il rifugio Barricata. Vi lascio il link di una passeggiata fatta in zona tempo addietro. Andando verso di là abbiamo l'Ortigara, Cima 12 e anche il Portule, mi pare. La Valsugana, qui entriamo nel Lagorai, dal Fravort andiamo qua avanti verso il gruppo del Rava fino ad arrivare a Cima d'Asta. Dietro Cima d'Asta Lagorai, quindi abbiamo le cime di Ceremana qui davanti a noi, molto affascinanti assieme alla cima di Cece. Là dietro si intravede un po' dell'Atemar, di là vediamo qualcosina di Marmolada, le Pale di San Martino, di là Passo Cereda, Tamer Grande e tutto il gruppo San Sebastiano. Qui abbiamo il Cimonega, Sas de Mura e il Piz del Comedon e il Piz Sagron. Le vette feltrine qui davanti a noi, abbiamo la Vallazza e il Pavione. Direi che non manca niente, bellissima cima, molto molto panoramica.
Bene, ora abbiamo fatto una bellissima pausa in cima, come avete visto, molto spettacolare. Iniziamo la discesa lungo la stessa strada fatta in salita. Andiamo! Come mai è molto interessante il Monte Coppolo? Il Monte Coppolo, come potete vedere, ha una forma particolare. Vedete che gli strati hanno una piega molto molto caratteristica, ecco. Ci troviamo su quello che è un anticlinale. Un anticlinale è una struttura geologica molto molto interessante, che conserva gli strati più antichi nel nucleo e gli strati più giovani invece mantengono il proprio ordine stratigrafico e si trovano nella porzione sommitale. Qui dal Monte Coppolo parte questa grande struttura, l'anticlinale Coppolo Pelf, che appunto sviluppa tutte quante le Dolomiti Bellunesi, fino ad arrivare appunto al Monte Pelf, che è oltre la Schiara, per intenderci. Ecco, la struttura geologica, vi metto un'immagine qui per spiegarvi un attimo meglio, magari per chi non riesce a leggerlo nel panorama. E ovviamente è una macrostruttura l'anticlinale Coppolo Pelf. A livello locale ci sono diverse particolarità, come avete più volte potuto apprezzare nei video sul canale. Un'altra cosa molto importante da dire riguardo questa piega è che di fatto ai lati è delimitata da faglie. Abbiamo verso sud la linea della Valbelluna, che appunto interrompe la continuità di questa piega con la sinclinale della Valbelluna, appunto, e invece a nord è delimitata da una estensione della Valsugana Trust, quindi un'altra faglia sempre compressiva. In mezzo a queste due grandi discontinuità si è generata questa piega, appunto, per sollecitazione degli strati, un'età circa di 10 milioni di anni, ha causato 10 milioni di anni fa è iniziata l'esumazione di questa porzione di Alpi, quindi sono anche relativamente recenti, ecco. Bene, anche questo video finisce qui, grazie per essere stati con noi fino a questo momento, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao.